Amici ascoltatori, un cordiale saluto, siamo a un nuovo appuntamento con Rosso Vivo, il programma dedicato alla Formula 1 e il mondo dei motori in generale. Eccoci a commentare questo nuovo successo, l'ennesimo successo di Verstappen in questa stagione, dominio assoluto della Red Bull in 9 gare, purtroppo tolta quella di Imola, sembra stata 10, 9 successi, 7 di Verstappen e 2 di Perez. Quello che lasciamo stare per un attimo l'aspetto sportivo, che ormai è di consuetudine le vittorie della Red Bull e di Verstappen, il mondiale è già pienamente nelle mani del pilota olandese, e il mondiale costruttore naturalmente alla Red Bull. Lasciamo stare, come ripeto, l'aspetto sportivo, soffermiamoci sull'aspetto, diciamo, di questa Formula 1 di oggi, che non mi piace, francamente, da tifoso appassionato da sempre della Formula 1, delle corse in generale, una Formula 1 che non va bene. E la classifica stavolta per questo track limits che non, sì, ci avrà, per carità, i piloti devono stare attenti, però non puoi durante la gara, io capisco se il pilota è recidivo anche in più gare, ma nella stessa gara se supera di un millimetro, due millimetri la linea verde o va nel verde, supera la penalità 5 secondi. Ieri una classifica stravolta sul reclamo dell'Aston Martin è veramente scandaloso. Io capisco nella Formula 1 come in tutte le altre manifestazioni sportive il dolo, sono stato sempre contrario al famoso incidente di Erez fra Schumacher e Villeneuve, se ricordate bene l'incidente sempre di Schumacher con Coulthard a Spa, là è stata la cosa della Formula 1 voluta dalla scuderia McLaren con su suggerimento dell'allora Ron Dennis a ostacolare in tutte le maniere la corsa di Schumacher, è causato l'incidente nella pioggia di Spa famosa che tutti ricordano, un successivo litigio nei box Schumacher-Coulthard, da penalizzare l'incidente del 92 del Portogallo, quando Berger con la McLaren ha decelerato proprio in maniera scandalosa, facendosi tamponare entrando in box, però c'era dietro attaccato il Patrese che è letteralmente volato con la sua Williams, fortunatamente è andata bene, e quelle sono cose come l'altro, non è stato un incidente, però è stata una brutta scena in Ungheria 2010 con Schumacher che ha stretto Barrichello alla fine del rettilineo dell'Ungaroring, potendo causare potenzialmente un terribile incidente. Ecco, il dolo è una cosa, l'incidente è voluto è una, ma la staccata, il contatto, il millimetro che si supera, il pilota supera per questo track limit, no, quello non. E poi ecco, la classifica stravolta, ogni volta qua non si sa come finisce un gran premio, Leclerc penalizzato per aver ostacolato Norris nel giro di rientro, che poi vedendo le immagini Leclerc non poteva sparire, se cambia traiettoria e rientra bruscamente in box può essere colpito da un'altra macchina, ha sempre torto. Verstappen niente penalizzazione, vincevo uguale, non c'entra niente con l'andamento della gara, la vittoria sarebbe stata sua ugualmente, però signore, così veramente la Formula 1 molto scarsa, sta cercando di porre rimedi a anni di errori, di sbagli, però come si dice il rimedio è peggio del male. Sento da molte campane, come si vuol dire, disdette di abbonamenti verso Sky, rinunce di andare a vedere i gran premi, effettivamente la Formula 1 sta scadendo, l'immagine della Formula 1 è ridicola. Il signor Domenicali non vuole fare con gli americani uno show a tipo americano, ma sta sbagliando completamente, sta sbagliando, non va bene la Formula 1 di oggi, bisogna tornare indietro, fare un esame di coscienza, fare i test durante l'anno, portare le macchine aggiornamenti, provare durante i campi venerdì e sabato, queste gare sprint sono veramente la bolla, adesso si fa il venerdì, il sabato un'altra, no, è sbagliato proprio il format della Formula 1 attuale, sta perdendo e continuando così perderà ancora di più e perde credibilità, diventerà una cosa ridicola.
Però purtroppo questo la gente vuole, questo piace, forse io sono un, cioè, avendo un'età, sono un po' nostalgico e vorrei tornare indietro. Ribadendo sempre il concetto di Anupil Nepa, diciamo nel 79, che le macchine hanno fatto tutto e di più, oggi sarebbero proprio non penalizzati, tolta la licenza, non corri più e finisci. No, no, signore, veramente non ci siamo. Comunque, questa è la Formula 1 di oggi, accontentiamoci di questo. La Ferrari sembra tornare a avere un lampo che ha rialzato un po', come dice il muso, però sinceramente non c'è niente, potrà succedere qualche gara, ma qualche podio ancora, ma siamo lontani dalla vittoria. Domenica prossima saremo a Monza per il mondiale Endurance con la Ferrari 499P appena reduce dalla vittoria della 24 ore di Le Mans. Speriamo, io sarò presente, andrò a Monza, speriamo di uno spettacolo migliore di quello che offre la Formula 1. Sono 6 ore di gara, speriamo che in un nuovo successo della Ferrari, che sarebbe veramente, dopo Le Mans, vincere al Monza sarebbe l'apoteosi per questa macchina appena nata, per questa scuderia che veramente merita qualcosa di più. E come sempre l'ultimo appuntamento per tornando fortunatamente nella Superbike, abbiamo il dominio Ducati, due nuovi successi di Bautista sabato, nelle due gare lunghe del sabato e la domenica. Ha perso soltanto la gara sprint, però è arrivato secondo, perciò ha sempre, con le due vittorie, ha incrementato il vantaggio, e il mondiale, come nella Formula 1, il mondiale non può sfuggire nuovamente quest'anno allo spagnolo, dove c'è stato lo scorso anno, si riconfermerà campione del mondo e la Ducati nel mondiale costruttore. E perciò domenica abbiamo il Gran Premio di Gran Bretagna, domenica torna la Formula 1 nuovamente subito con la Gran Bretagna, e abbiamo la 6 ore a Monza del mondiale Endurance, e la Superbike la ricorderemo il 15 luglio a Imola. Un'ultima notazione purtroppo dolorosa: sabato a Spa c'è stato un brutto incidente nella Formula 3, ha perso la vita il giovane 18enne Vatoff. Esprimiamo tutte le nostre condoglianze alla famiglia del giovane. C'è stato là, sinceramente, vedendo le immagini, qualche responsabilità pure della direzione corsa. Mancava un giro alla fine, si poteva eventualmente già sospendere la gara o fare un giro in regime di bandiere gialle, di safety car, e sicuramente l'incidente non sarebbe successo. Purtroppo è quello che dispiace nella vita di 18enne, anche se poi, come si suol dire, ha avuto questo drammatico incidente con quello che gli piaceva fare. L'unica consolazione poteva essere invece. Ciao Dilano, ciao Vandorf, un saluto a tutti gli ascoltatori, alla prossima, speriamo spero di potervi mandare qualche piccolo servizio, qualche frammento durante la serie di Monza. Spero di poterlo fare. Ciao a tutti.